Benvenuti su questo canale, amici di Gilda TV. Nel numero di novembre di Professione Docente, la rivista bimestrale diretta da Renza Bertuzzi, c'è un allegato che ricorda i 30 anni dalla nascita dell'Associazione Professionale Gilda degli Insegnanti. La redazione, nel ripercorrere la storia della Gilda, ha voluto mettere in luce i principi che hanno dato vita all'associazione e che l'hanno fatta crescere in questi anni. Incominciamo insieme a sfogliare le pagine della rivista. A pagina 3, intervista di Esther Trevisan a Rino Di Meglio. Il tema della rivalutazione della professione docente è ancora all'ordine del giorno e il nuovo governo, sostiene il coordinatore nazionale della Gilda, nel DEF non ha previsto investimenti a favore dell'istruzione. Critico è anche il giudizio di Di Meglio sul modello fallimentare dell'autonomia, che doveva essere il passepartout, secondo i propositi del MIUR, del rinnovamento della scuola. Pagina 4. La relazione di Esther Trevisan sul convegno nazionale che si è tenuto a Roma il 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, dal titolo Il ruolo dell'insegnante nella scuola della società liquida, la crisi della professione docente, sintomi e possibili risposte. Il convegno è stato trasmesso in diretta streaming ed è visionabile su gildatv.it. Gianluigi Dotti a pagina 5 si sofferma ad esaminare le retribuzioni dei docenti italiani, che sono le più basse della pubblica amministrazione, analizzando i dati del conto annuale 2016 del pubblico impiego, pubblicato recentemente dalla Ragioneria dello Stato. Nella stessa pagina l'annuncio che la Fondazione Golinelli, in collaborazione con la Fondazione CERN, offre a 20 docenti un viaggio formativo al CERN. A pagina 6 e 7 Fabrizio Rebeshek ci parla dell'esame di Stato e di come si sia modificato nel tempo. La decisione del ministro Bussetti di togliere nella prima prova scritta la traccia storica è, scrive Rebeshek, un altro tentativo di depotenziare gli esiti e le modalità degli esami finali dei corsi di studio. A pagina 7, per i lettori, una tabella riassuntiva dei corsi di formazione riconosciuti dal MIUR promossi quest'anno dall'Associazione Articolo 33. Di stress e lavoro correlato la Gilda si occupa da tempo, anche grazie agli interventi del dottor Vittorio Lodolo Doria. Ora, scrive Gianluigi Dotti a pagina 8, la materia della tutela della salute nell'ambiente di lavoro è trattata in diversi punti del contratto collettivo nazionale 2016-18 del comparto istruzione e ricerca sezione scuola. In particolare Dotti evidenzia come il nuovo contratto preveda che le RSU possano chiedere l'informazione, il confronto e la contrattazione del piano che il dirigente scolastico deve predisporre per ridurre i rischi da stress lavoro correlato. Com'è possibile che, come scrive Stefano Battilana in questa pagina, negli USA, ricorrendo al 25° emendamento, il capo della nazione può essere rimosso anche se costui non ha infranto alcuna legge, mentre in Italia non esiste nel pubblico impiego nessun meccanismo che consenta ai governati di rimuovere un dirigente non adatto al suo ruolo. È esperienza di ogni docente la prosa contenuta nelle circolari e documenti ministeriali. Il linguaggio usato dai funzionari del Ministero, sostiene Fabrizio Tonello, è pieno di eufemismi, giri di parole, cataloghi di vacuità. La lettura dell'articolo fa nascere dei dubbi. Il primo è, come dice George Orwell in un suo libro citato da Tonello, lo scrittore non è interessato a ciò che sta dicendo, oppure chi, scrivendo, usa un linguaggio arzigogolato, lo fa per mascherare la banalità dei concetti. Un interessante suggerimento da fare in classe per sperimentare come le parole veicolano messaggi contro la parità di genere è di Anna Maria Bardellotto, sempre a pagina 9. Adolfo Scotto di Luzio analizza a pagina 10 la proposta di regionalizzazione dell'istruzione richiesta dalla Regione Veneta. Scotto di Luzio mette in luce il pericolo di questo piano, che riguarda la scuola ma anche l'università. Docenti e professori universitari rischiano di diventare funzionari della programmazione territoriale regionale,
riducendo l'insegnamento al raggiungimento di obiettivi economici e produttivi locali. Con questo progetto, continua l'autore dell'articolo, non solo si lede la libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione, ma i cittadini avranno destini diversi a seconda delle regioni in cui hanno avuto la fortuna di nascere o addirittura di risiedere. E sempre a proposito del piano Veneto di regionalizzazione del sistema istruzione, a pagina 11 l'intervista di Fabrizio Rebeshek all'assessore all'istruzione, formazione e lavoro del Veneto, Elena Donoza. Non lasciatevi sfuggire la lettura dell'articolo a pagina 12. Roberto Casati, autore dell'articolo, parla di piccole disubbidienze civili che ognuno può praticare senza creare grossi problemi, ma con importanti risvolti sociali e umani. I suggerimenti di Casati non sono banali e vi lascio il piacere di scoprirli. Nel contratto nazionale del lavoro 2016-18 c'è un articolo che riconosce ai docenti il diritto di disconnettersi, ci informa Vito Carlo Castellana. Ma, sostiene l'autore dell'articolo di pagina 13, questo diritto nei fatti sancisce l'obbligo alla connessione in determinati momenti della giornata. Che resta allora della libertà personale? Con l'avvento delle nuove tecnologie digitali si sono diffusi tra i giovani nuovi fenomeni come il cyberbullismo, l'adescamento, la pedopornografia e le condotte autolesionistiche. A parlarne è Michela Gallina, psicologa clinica, psicoterapeuta familiare, relazionale, nell'articolo a pagina 13. L'articolo a pagina 15 di Massimo Quintiliani affronta un altro aspetto della rete, le false informazioni diffuse via web e sui social network. Sempre nella stessa pagina Quintiliani propone una nuova meta turistica, Parma. Secondo Piero Morpurgo, autore dell'articolo a pagina 16, uno dei modelli di inclusione europei più efficace è quello spagnolo. La Spagna avvia il processo di inclusione dei ragazzi di altri paesi del mondo con le cosiddette classi di collegamento, costituite da 9-12 studenti stranieri, con insegnanti che hanno ricevuto una formazione e parlano almeno una lingua straniera. La nostra scuola, si chiede Alberto Dainese, nell'articolo a pagina 17, ama e persegue il sapere o lo teme e lo rifugge? Secondo Dainese, la cultura delle nostre scuole è relegata ai margini, soppiantata dalla retorica delle competenze. Ma, scrive l'autore dell'articolo, cosa si toglie ai giovani studenti quando la scuola non dispensa più con fiducia il sapere? Si continua a dibattere, scrive a pagina 18 Maria Grazia Zambon, sul significato della professione docente. La perdita del valore sociale dell'insegnamento e la riduzione di questa professione a una funzione compilativa fa pensare, secondo Zambon, alla perdita di senso dell'educazione, perché l'eccesso di burocrazia nel lavoro quotidiano dei docenti appesantisce e svilisce l'azione educativa. Il 29 marzo 2019 è la data fissata per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Marco Morini, a pagina 19, prende in esame le possibili conseguenze della Brexit sulla scuola e l'università britannica, ma anche su quello che succederà agli studenti italiani che soggiornano a Londra. Anche l'ultima indagine condotta dall'OCSE sui sistemi scolastici dei paesi industrializzati ha ribadito che è l'Italia ad avere i docenti più anziani. Per la gilda degli insegnanti è possibile invertire questo trend, impiegando i docenti negli ultimi 5 anni di servizio in attività di tutoraggio dei colleghi più giovani e concedendo la possibilità di cumulare metà pensione part-time a tutti i docenti che si trovano sempre a 5 anni dalla pensione. La realizzazione di questa proposta, sostiene il coordinatore nazionale della Gilda Di Medio, lascerebbe libere delle cattedre a favore dei docenti più giovani e alleggerirebbe il lavoro dei docenti vicini alla pensione. Per concludere, vi ricordo che Professione Docente arriva a domicilio ad ogni iscritto Gilda.
Insieme a questo numero e allegato agli iscritti riceveranno la tessera associativa per l'anno 2019-20. Professione docente è anche online sul sito gildains.it. Mentre su Gilda TV, oltre ai servizi trasmessi durante la settimana, ogni domenica mattina la sintesi delle notizie con Scuola News. Grazie per l'attenzione e arrivederci a gennaio con il primo numero di professione docente del 2019. Arrivederci!